Ma che cos'è quella faccia? Greta, cambiala, non è un funerale, qui si tratta di un compleanno. Ja, mein Kind, però io pensare che tra poco non stare più qua. La verità fa stare tanto male. Oh. E poi a me cade tutto. Tranquilla, va tutto avere bene. Mani di pasta frolla. Tu vai di sopra e ci avvisi quando arriva Federico, mentre noi apparecchiamo, va bene? Tranquilla, che pensiamo noi a tutto. Che cara... Buongiorno Greta, buongiorno a tutti. Ma come va? Sì, poi ti devo parlare. Mattia, e il festeggiato non è arrivato? No, sta dormendo, per fortuna. Così abbiamo più tempo per preparare la festa. Ah, benissimo, cosa posso fare? A chi do a una me, mano? Serve a me, mi devi aiutare per il regalo di Federico. Senti, a scegliere Scusa. Vestiti non sono. No, non sono, è come Superman quando Clark Kent si toglie gli occhiali. Sono guai. Ehi, no, Martin, no, no. Ti prego, mi insegni il calcio volante. No, ragazzi, anche basta questa. Spifferare le mie cose va così bene. Altrimenti non vi racconto più niente. Nico, forza con quei tovaglioli, dai, sbrigati. Dai una calmata, per favore. Da, tranquilli, un po' di pace, è un compleanno, qua. I tovaglioli erano no, i miei. No, non usare questa, questa è carta, non isola il calore. No, non usarla, sennò ti bruci. Grazie. Franco, sei un po' strano da ieri, hai qualcosa? No, e tu invece? Ehi, ehi, no. Federica sta per arrivare! Ha detto, biscotti! Silenzio, datemi i fiori, presto, passatemi i fiori! I fiori, dove sono? I fiori, dove sono? Ancora, rimani! Che strano silenzio. Auguri per voi! Grazie! Tanti auguri! I fiori sono per te! Grazie! Tanti auguri a Federico! Grazie, volevo dirvi che davvero non credevo che vi sareste ricordati. Non me l'aspettavo. Come no? Davvero. Sentite, dai, Federico, io, dai! Cosa? È che dai, davvero allora, mi costa dirvi. Dai, parla. Va bene, io... Ecco, questo è che... vi amo tutti quanti. Vi amo tutti. Ah, bravo, Federico. Bene. Tanti auguri, buon compleanno. Così. Mi scusi, Bravo, perfetto. Proprio così, Oscar. Peccato non avere la morsa, sennò fermerei la mano e... No, molto bene, adesso dovresti solo cercare di usare la lima sull'unghia, Oscar. Questi uomini si impegnano così tanto sul lavoro che a volte hanno tanta energia, tanta forza, che a volte bisogna diminuirla mettendogli un freno. Oscar, caro, non devi dimenticarti dell'acqua calda. Che bisogna metterci, vai a prendere l'acqua calda. Ora torno, aspettami che torno. Molto bene, vai pure di là. Sai che ti dico la verità, non è per tirargliela, però mi sembra che non funzioni, bebina. È proprio impedito, bebina. Fare. Bisogna dargli tempo, povero tesorino. Non lo vedi? Va a prendere l'acqua. No, no, fermo. No, aspetta. Molto bene. Questa era solo una prova. Ecco, era soltanto una prova di riflessi. Di riflessi per il personale maschile. È chiaro che l'acqua calda era per ammorbidire le pellicine. Certo, non per spellarla viva. Scusate, devo fare una telefonata. Voglio sapere che è successo a Delfina e perché non è tornata alla villa. Ah, sì, certo. Buon compleanno, Federica. Io... desidera che lei essere molto felice. Ma Greta, dimmi una cosa, perché stai piangendo? Perché? Nein, io piangere perché questo qua sarà l'ultimo compleanno che io potrei passare in Villa Fritzenwalden. Però... L'anno prossimo io vivrò in Europa con cuoco Antonio. No, Greta, grazie. Shh. Gretchen, ascoltami per favore. No, no, non dirmi così. E poi, tu lo sai che noi tutti ti adoriamo e che ti vogliamo tanto bene. Dammi una possibilità di pensare che io ti possa convincere e che te non te ne andrai. Per favore, avanti, ti prego. E se non riesci a convincerla, avvisami che la chiudo a chiave in camera sua, e così non esce da mangiare più. Dalla finestra. Sì. No, non ce n'è bisogno, non è questo il modo. Greta ci penserà, non è vero che lo farà? Sì, ci devi pensare. Dai, non è il momento di pensare a niente. È a cuoca andare a comprare i biglietti. Allora, Greta, vai davvero via? No, non se ne va. Dai, Greta, che non ci crede nessuno. Sì, non può essere. Dopo tutti questi anni... Per favore, vado io. Adesso siediti, servitele qualcosa. Facciamo una cosa diversa oggi. Servite voi, va bene? Eh? Ok. Pronto? Pronto, Federico, sono Sofia, c'è Delfina. Aspetta, dimenticavo gli auguri. Buon compleanno. Grazie, senti, tua sorella non si è ancora alzata. Ma immagino che abbia cercato di chiamarti per dirti della lettura del testamento. No, lei non ha chiamato. Ma come, si è detto che ti avevo lasciato un messaggio, Sofia?
A me no, e poi mamma non mi ha detto niente. Allora l'hai vista? Certo, è rimasta sempre qua per consolarsi perché ha litigato con Delfina. Pronto, ci sei? Sì, certo, certo. Sto facendo molte cose in questo momento, ma stai tranquilla che poi ti richiamo. Va bene? Ok. Ciao. C'è qualcosa che non va? Sì, sì, e spero che non sia quello che sto pensando. Delfina! Ascolti, oggi lo volevo qui in casa. Il mio fidanzato si doveva svegliare con quel regalo. Era molto importante, capisce? Ma perché dovrei spiegarle il motivo? Saranno affari miei. Doveva essere già qui quel regalo che le avevo chiesto. Stupido. Delfina! Sono Federico, posso entrare? Delfina, svegliati, per favore. Delfina? Delfina, andiamo, per favore. Sveglia, devo farti una domanda. Delfina, per favore, rispondi. Vita cosa? Mia, che sorpresa! Amore della mia vita, sei venuto a svegliarmi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri no, a Federico. Per favore, non cantare, smettila adesso, per favore. Delfina, scusa, ma ho bisogno di farti una domanda. Che, lo so, è per il regalo. So che no, sta arrivando da un momento all'altro. Non è per il regalo. E per un'altra cosa. Vorresti sapere cosa? Allora rispondimi. Tu sapevi, da prima, che Florenzi era tua sorella? Che? No, che no. Sì o no. Lo sapevi o non lo sapevi? Non capisco. Non capisco quello che stai dicendo, no, per favore, di cosa stai parlando? Io non capisco, e capisco sempre meno, come la borsa di Mattias e tutto il resto. Ti avevo già spiegato per la borsa di Mattias, Federico, ma sì, dai! Sì, ma non mi hai convinto, per niente, perché sono sicuro che tu ci stavi infilando le mani per trovare il testamento. Ma come avrei potuto frugare nella borsa di Mattias, per favore, vita mia, perché? Poi presto verrà aperto in famiglia, è ridicola no, è questa motivazione. Questo è il punto, è questo il punto. Tu non hai affatto avvisato Sofia e poi tua madre. Non stava nel Tigre, stava con lei. Sì. Sì. Come stavano insieme? Sì, stavano insieme. Aspetta un momento, che cosa stai insinuando? Non sto insinuando niente, lo sto affermando. Tu sapevi che Florenzi era tua sorella e non hai voluto dire niente a nessuno. E perché volevi rimanere con... Perché volevi rimanere con tutta la fortuna del testamento solo per mi te? Mi hai proprio stancato, Federico. Come puoi dirmi questo? Ancora non mi conosci? Evidentemente non ti conosco. Questa domanda me la faccio tutti i giorni e mi rendo conto che solo ora ti sto conoscendo. Per favore, adesso mettiti questo. Che? Io non mi metto niente. No, mettetelo tu. Ti metti questo e mi accompagni di sotto perché devi vedere una cosa. Dai, avanti, fallo. Federico, dai, come faccio? Sono in sotto. Le scarpe, per favore. Federico, no, aspetta che mi si congelano i piedi. Metti le scarpe. Dai, dici? Andiamo, Federico, finiscila. Ma che modi, no, calmati. Federico! Vedi, Greta, questa noce è l'amuleto più importante che ho. Me lo diede mia madre perché mi accompagnasse tutta la vita. Comunque, stupidamente, non lo conservavo con la cura che meritava perché pensavo che mi avesse fatto sbagliare con i ragazzi, invece di capire che non c'entrava l'amuleto ed era stata solo colpa mia. Ah, allora vorresti dire che anch'io essere egoista perché io abbandonare piccoli è fatto con Antonio in Europa e non pensare più a loro, no, così? Greta, come puoi essere egoista? Hai dedicato tutta la vita alla famiglia Fritz in Walden. Ascoltami, tutti sanno, lo sanno tutti che hai un cuore enorme, che saresti capace di fare qualsiasi cosa per poter aiutare ciascuno di noi. Adesso devi anche occuparti di te stessa e non è sbagliato. È solo pensare un po' di più a te. Flor, so, allora per quello so che mi hai chiesto è tutto ok? No! Ah, ma che sì, bravo! Puoi andare quando vuoi, adesso ti stanno benissimo, aspettando. Benissimo, benissimo. Ci contavo, Mattias. Ah, grazie mamma per l'aiuto. Grazie di tante. Aspetta, dove vuoi che vada così in camicia da notte? Lascia almeno che mi cambi. Che succede? Che succede? Per favore, prendi la tua valigetta e seguimi. Anche tu, Florenzia, avanti. Io? E no, tu ti dovresti andare. No. Tra poco lo scoprirete, avanti. Che? Camminati, dico, avanti, muoviti. Ora, che succede, re? Che a Federica stare a comandare quasi a pacchetta strega Delfina? Quindi Martin avrebbe messo capo a un rapinatore. A uno gli ha rotto il polso e all'altro gli ha fatto un va via! Ed è scappato. Ma chi ti crede, bello? Tieni, tu prendi la gelatina e io mi prendo quello che c'è dentro. Ma dai, che lo sai che è bravissimo a fare a botte. Non ricordi più quando ha affrontato quell'orso che voleva picchiare Franco, eh? E adesso? Chi sarà? Però buona. Salve.
C'è Martin? Sì, e tu chi sei? Il Ciolo, l'ho conosciuto ieri sera e adesso mi piacerebbe... Il ladro? ...parlare con lui. Martin, c'è il ladro, cioè il Ciolo. Sì, sì, il Ciolo. Insomma, c'è o non c'è Martin? Sì, c'è. Ora lo chiamo.